La fuga davanti a Dio è il titolo del libro che stiamo per raccontare ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, il libro di Max Picard, pubblicato da Vita e Pensiero con un testo di Herman Hesse, la prefazione di Jean-Luc Egger. Jean-Luc Egger, buonasera e benvenuto nel posto delle parole. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Ed eccoci qua per raccontare questo libro di Max Picard, che è il secondo, se non sbaglio, pubblicato in Italia dopo Il mondo del silenzio. Jean-Luc Egger ha scritto la prefazione di questo libro. Ricordo che è laureato in filosofia, è giurilinguista e saggista, si interessa di linguaggio giuridico e di filosofia, ha ottenuto il premio speciale, tra l'altro, della giuria nel concorso nazionale svizzero, il cui titolo in italiano del saggio è Il sorriso del terribile dinosauro, circa una decina di anni fa. Ed ecco, adesso insieme con Jean-Luc Egger andiamo ad attraversare alcuni dei tanti temi di questo libro, seppur sia condensato in 150 pagine, non è nemmeno così ponderoso, ma ponderosa è la parola, profonda è la parola. Ma prima di entrare nel contenuto, nella sostanza di questa parola, Jean-Luc Egger, chi era Max Picard? Max Picard aveva una formazione di medico, si è poi allontanato abbastanza rapidamente dalla scienza medica per dedicarsi alla riflessione e alla scrittura. Si è ritirato in Ticino, in un'epoca in cui il Ticino, come scriveva Herman Hesse, era una terra ancora innocente e quasi paradisiaca. In Ticino lui ha scritto la maggior parte delle sue opere, viveva in modo appartato, ma questo non gli impediva di avere fitti contatti con diversi intellettuali dell'epoca e quindi di essere, diciamo, in sintonia con la temperie spirituale del periodo. Max Picard, quando era in vita, era una figura intellettuale di riferimento. Dopo la sua scomparsa nel 1965 è stato rapidamente dimenticato. Perché questo? Io non ho una risposta a questa domanda. Sono fenomeni di moda, fenomeni in forza dei quali si celebrano i pensatori che stanno sotto i riflettori dell'industria culturale e si dimentica poi chi è venuto prima e che magari aveva detto le stesse cose, forse in modo diverso. Come è stato detto anche da uno studioso tedesco, Carsten Lichau, Max Picard non è mai stato un buon manager di se stesso, cioè non si è mai preoccupato di vendere la sua immagine per diventare famoso, e forse questo ha inciso anche sulla sua fortuna dopo il suo decesso. Ecco, questa, la fermo un attimo, Jean-Luc Egger, questa sua incapacità di essere gestore della comunicazione di se stesso, come si direbbe oggi, no? nel linguaggio della comunicazione, era che forse che Max Picard era più interessato allo studio e non tanto alle discussioni cosiddette accademiche, quelle magari a quel tempo salottiere, non esistevano ancora i mezzi di comunicazione, televisione e quant'altre cose. Ecco, Max Picard era più un pensatore solitario che ragionava con la penna e col foglio davanti? Sì, questo è vero in parte, non bisogna però pensare che Picard fosse un eremita, diciamo. Tutt'altro. Lui rispondeva anche volentieri ad inviti per conferenze e poi corrispondeva con vari intellettuali, Gaston Bachelard, Emmanuel Levinas, aveva conosciuto Rilke. Lui aveva una vita appartata, semplice, ma incontrava anche molte persone che venivano da lui a chiedere consigli, a chiedere come risolvere i loro problemi anche concreti della vita quotidiana, e lui era sempre a disposizione per dare una risposta, ma appunto faceva parte della sua personalità questa sua autenticità, questa schiettezza che faceva sì che non ha mai appartenuto, non ha mai
ritenuto utile creare una scuola di pensiero picardiana e ancora meno riallacciarsi a una qualsivoglia tradizione accademica. Lei poco fa ha citato Hermann Hesse, tra l'altro con un testo in questo libro, La fuga davanti a Dio. Che relazioni c'erano tra Max Picard ed Hermann Hesse? Tra l'altro tutti e due abitavano in Ticino. Ma si conoscevano molto bene. Quando Max Picard è giunto in Ticino, Hermann Hesse vi abitava già. A Montagnola, vicino a Lugano, no? Se non ricordo male. Montagnola. Hermann Hesse era già un celebre scrittore e ho avuto accesso a una corrispondenza tra lui e Hermann Hesse, dove si vede il tentativo di Picard di entrare in contatto con questo grande scrittore, e poi è nata un'amicizia che è durata durante tutta la vita dei due scrittori. Quindi erano due personalità che si ammiravano reciprocamente e si trovavano anche regolarmente insieme ad altri intellettuali. E ora entriamo nella sostanza delle parole, del pensiero del libro La fuga davanti a Dio, questo libro la cui copertina ha un dettaglio di un'opera di Umberto Boccioni, Stati d'animo 1, Quelli che vanno, un dipinto del 1911. La fuga davanti a Dio, Jean-Luc Heger, è un'immagine questa di un'espressione anzitutto di una modernità che stiamo anche vivendo? Dunque, bisogna vedere che cosa si intende con modernità. Solitamente noi associamo il concetto di modernità alla seconda rivoluzione industriale, alla nascita del positivismo, l'innovazione tecnologica e all'affermarsi dei valori materialistici e scientifici. Picard ha colto queste tendenze, diciamo, le ha tradotte fenomenicamente in vari aspetti della società a lui contemporanea e poi aspetti della società a venire. Aveva un'intuizione molto profetica e quindi ha visto diverse caratteristiche: la logica della crescita fino a se stesso, il gigantismo, l'assenza di verità definitive, la desostanzializzazione degli enti, il venir meno dei confini tra umano e meccanico, post-umano, senza parlare poi dei due eventi capitali del XX secolo, che sono i due conflitti mondiali e la creazione o l'invenzione della bomba atomica. Allora, Picard riassume tutti questi aspetti abbastanza critici nella nozione di fuga, che è fuga dall'uomo, fuga da se stessi e fuga da Dio, cioè allontanamento cosciente o anche incosciente, perché imposto ormai dalla struttura della società, da un ordine che lui riteneva indistruttibile, da un cosmo, e qui la nozione di bellezza è anche molto importante, un cosmo che un ordine che ne informava la realtà e l'apparire. E qui la parola cosmo sembra una parola per noi confusa, ma la parola cosmo porta in sé l'ordine e quindi anche un ordine. L'ordine e la bellezza. Ordine no? E bellezza. Infatti abbiamo la cosmetica, e infatti, che si occupa di abbellire le cose o diciamo le persone. E anche oggi si parla sempre o si sente qua e là, abbiamo bisogno di bellezza, dobbiamo recuperare la bellezza del mondo per ritrovare qualche valore vero. Ebbene, la fuga di Picard è anche fuga da questo ordine naturale della bellezza. E allora lei diceva, sì, critica della modernità, ma critica della modernità che è diventata oggi anche un mondo, no? Il mondo contemporaneo. Da qui, diciamo, la grande modernità e grande attualità di questo libro proposto oggi da Vita e Pensiero, perché la fuga è diventata un mondo? Beh, in due sensi almeno, no?
in un primo senso, nel senso che la fuga si è imposta quale norma, quale normalità, è uno standard. Non abbiamo più bisogno, dice Picard, di deciderci per la fuga, di allontanarci da Dio, perché questa fuga è già iscritta nella struttura del mondo contemporaneo, corrisponde alla normalità della secolarizzazione odierna. E poi mondo della fuga odierno, in quanto il mondo odierno si caratterizza come fuga. E allora bisogna chiedersi, o ci chiediamo oggi, in quale mondo viviamo oggi? Perché possiamo parlare del mondo odierno come di mondo della fuga? Beh, noi viviamo in un mondo fisico e in un mondo virtuale. In realtà oscilliamo continuamente tra l'uno e l'altro. Anzi, siamo ancora oggi contemporaneamente in una fase di incertezza, di transizione, ma devo dire molto più insistenti si fanno gli inviti, le pressioni o gli ordini, si parla anche di una dittatura del digitale, pressioni per passare definitivamente totalmente nel mondo digitale. È un mondo che non differisce molto dal mondo della fuga descritto da Picard, perché è un mondo fatto di entità oscillanti, non definite, un mondo liquido, direbbe Zygmunt Bauman, sociologo che è morto l'anno scorso, mi pare, un mondo in cui la verità non esiste o in cui domina la post-verità, un mondo in cui gli enti si costituiscono per condensazione di scambi, società trasparente, ne parlava Giovanni Vattimo, è un mondo privo di gerarchie, di centro, di architettura fissa, è un mondo in cui soprattutto la velocità la fa da padrone, no? La velocità è l'informazione, diceva Paul Virilio, il grande filosofo della dromologia, anche lui deceduto 2 anni fa, mi pare. Ecco, questa è l'attualità del mondo della fuga. Io però vorrei, visto che lei parla di attualità, vorrei portare le sue parole, Jean-Luc Heger, proprio nell'attualità, nei giorni che stiamo vivendo, in questo mondo che è attraversato dal coronavirus. Non possiamo non toccarlo in tutte le nostre conversazioni, soprattutto in questa, laddove lei dice: perché il mondo oggi è attraversato dalla fuga. Oggi, se ho compreso bene, oscilliamo tra quello che è il fisico, reale, e il virtuale, un mondo di entità liquide, no? Dove questa società è sempre più presente e il virtuale ci viene in soccorso. Ecco, proprio in questi giorni, in questi mesi, noi abbiamo scoperto forse una realtà diversa oltre quella reale, cioè la realtà virtuale. La realtà virtuale in questi giorni ci è venuta incontro, ma per partecipare e costringerci, tra virgolette, a una fuga, oppure per essere partecipi di una realtà nella quale realtà noi dobbiamo essere e vorremmo essere protagonisti? Diciamo, nella crisi attuale, la realtà virtuale, che è poi quella che viene messa a disposizione dagli strumenti informatici, è un grande aiuto, perché ci aiuta a comunicare, ci aiuta a vedere le persone negli schermi, persone che altrimenti non potremmo vedere. Ma bisogna chiedersi se questa realtà è la normalità o se non siamo in uno stato di emergenza. Siamo effettivamente in uno stato di emergenza. E dopo ci sono molte voci che dicono, ad esempio, beh, il mondo post-coronavirus non sarà uguale al mondo di prima, perché questa pausa, diciamo questa pausa dell'economia, questa parentesi dolorosa, ci induce a ricentrarci e a ritrovare altri valori, come la lentezza, come il silenzio, come la natura, e via dicendo. Allora io non vorrei però qui strumentalizzare una crisi che non esito a definire grave e traumatica, e di cui non si conosce del resto ancora l'esito, la fine, ma che aspettiamo tutti. Non vorrei strumentalizzare questa crisi per dire sì, no, ma dobbiamo tornare ai valori della realtà, perché Picard, lui era medico, non so bene quale sarebbe stata la sua diagnosi in questo frangente
particolare. Quindi vorrei solo dire, sì, è vero, il mondo post-corona sarà diverso, ma guardate che ne avevamo bisogno già prima, non solo grazie al coronavirus. Certo. E proprio in questo tempo, l'immagine, la figura, la relazione che noi andiamo, che noi abbiamo della divinità, no? Al di là della fede che uno ha, no? Ecco, che posto ha oggi la figura di Dio? Oppure anche dalla figura di Dio noi ci siamo allontanati, abbiamo voltato le spalle, quasi come si diceva una volta in senso mitologico, se voltiamo le spalle ci crediamo noi al posto del Dio. Sì, perché abbiamo voltato le spalle a Dio? Francamente anche qui non saprei dare una risposta, forse leggendo Picard, leggendo questo libro, si potrebbe dire che forse abbiamo voltato le spalle a Dio perché non vogliamo più attenerci a qualcosa di oggettivamente dato, non vogliamo più essere legati a un a priori oggettivo, quello che Picard chiamava das Vorgegebene. E noi siamo persuasi che la libertà oggi sia l'assenza di vincoli di ogni sorta e vogliamo liberarci dunque dalle essenze per evolvere in ogni direzione senza limite alcuno. Max Picard distingueva il mondo della fede, dove ogni cosa è un termine di uno sviluppo, un punto di arrivo, una entelechia, direbbe Aristotele, che si lascia poi dire da una parola chiara. Distingueva questo mondo della fede dal mondo della fuga, dove una cosa non è un punto di arrivo, ma è la fonte di una molteplicità di altre cose, cioè è la fonte di un universo di possibili da dove poter far scaturire ogni cosa, e quindi anche le cose sfuggono alla parola. Quindi non mondo dell'essere, come quello della fede, ma mondo delle possibilità. E quindi forse il Dio da cui siamo fuggiti era il Dio che ci evitava di evolvere in ogni direzione. Quindi, in altre parole, Jean-Luc Egger, non c'è, almeno apparentemente, una relazione tra la parola fuga e la parola fede. Forse l'una è il contrario dell'altro, nel senso che la fuga sopperisce alla mancanza di fede e diventa una sorta di surrogato della fede, tanto è vero che nella fuga, la fuga è talmente grande, dice Picard, che in definitiva tende ad imitare la grandezza di Dio e quindi tende verso l'onnipotenza, l'uomo si crede onnipotente e alla fine cerca di dominare ogni cosa come in realtà potrebbe farlo soltanto Dio. E qui, come diceva quel tale, viene naturale una domanda. Ma allora quanto, Jean-Luc Egger, la fuga la possiamo considerare, sperando di non sbagliarmi, la possiamo considerare una imitazione di Dio? Possiamo considerare filosoficamente la fuga come un hybris? Diciamo, se la fuga è secolarizzazione, la secolarizzazione dell'uomo della fuga è un secolarismo totalizzante, cioè che non si limita alla dimensione mondana, ma si vuole appunto totale. E l'ambizione è quella di costruire un mondo, di crearlo, come a sua volta Dio l'aveva concepito e costruito. E quindi nella sua ambizione totalizzante, secondo Picard, la fuga diventa una parodistica imitazione di Dio e della sua onnipotenza. L'onnipotenza di Dio è l'onnipotenza a volte anche dell'uomo, perché possiamo anche dire, in altre parole, Jean-Luc Egger, che
più io fuggo da Dio e più per certi aspetti, come è scritto nel libro, se ricordo bene, e più se io fuggo da Dio e più Dio per certi aspetti mi insegue. Sì, qui ci sono pagine molto belle sull'impossibilità, no? Di fuggire da Dio. Quindi più velocemente fuggo da Dio e più in realtà più rapidamente Dio mi rincorre. È una visione teologica che testimonia della grande fede di cui era animato Picard, ma c'è proprio questa contraddizione, no? Che man mano che cresce l'allontanamento, in realtà, grazie proprio alla bontà divina, più cresce l'allontanamento e più in realtà Dio potrebbe essere vicino. Che è poi la conclusione del libro, dove Picard dice: più abbiamo rappresentato e più si fa visibile il mondo della fuga, quindi l'allontanamento da Dio, e più separatamente traspare, quasi in filigrana, una filigrana sottile, traspare l'immagine divina da cui ci si è voluti allontanare, ma che appunto, grazie a questa riunione, a questa figurazione della fuga, traspare in tutta la sua gloria e perfezione. E quindi proprio continuando le parole di Jean-Luc Egger, questo libro si chiude con questa frase: quanto più la massa della fuga aumenta, tanto più si erge in tutta la sua chiarezza l'uno, Dio. Sì, c'è questa catafora presentativa, no, dei due punti che seguita poi dalla parola Dio che chiude emblematicamente questo libro. Vorrei affrontare, Jean-Luc Egger, un tema che non possiamo, l'abbiamo già accennato nel corso di questa seppur breve conversazione, il tema della fede, del linguaggio nel mondo della fede, come è titolato il capitolo. Ecco, oggi il linguaggio nel mondo della fede possiamo dire per certi versi che è un linguaggio anche di fuga, vale a dire non solo per quanto riguarda le persone, i cosiddetti fedeli, ma anche nel mondo della Chiesa, a volte l'anima della parola è più una parola che è dedicata alla fuga, piuttosto di arrivare alla sostanza della parola stessa. Come mai? Ecco, qui non saprei cosa rispondere. Non so che Picard ha scritto del resto un bel libro sull'uomo e la parola. La parola ha per Picard una dimensione metafisica, nel senso che la parola aiuta le cose ad esistere. La parola è segno dell'umanità dell'uomo e, diciamo, dell'armonia tra le cose e l'uomo. Soltanto però la parola che ha un rapporto vivo con il silenzio, no? Si è sempre Picard conosciuto soprattutto per il suo capolavoro che si chiama Il mondo del silenzio, e si è sempre inteso questo libro in un senso mistico, nel senso che celebrazione del silenzio e celebrazione di una vita contemplativa che possa fare economia della dimensione dialettica, della dimensione del logos. Beh, non è vero, il silenzio è soltanto il fondamento su cui la vera parola può costruirsi, e la parola è effettivamente ciò che contraddistingue l'essere umano dalle altre creature. La parola risuona piena sulla bocca della fede, poiché trae risonanza dalla profondità del silenzio, dalla bocca
bocca della fuga, esce con difficoltà e si trascina nel vuoto. Ho letto questa sottolineatura a proposito della parola ed è importante. Qui entriamo nel territorio, non in un altro territorio perché è tutta una trama molto complessa, entriamo nel territorio della relazione del volto a cui Max Picard ha dedicato anche buona parte delle sue ricerche intellettuali, incontrandosi spesse volte con il pensiero di Emmanuel Levinas. Ecco, però qui l'esperienza della fuga e l'esperienza del disegnare il nostro volto, che è una relazione con l'altro, diventa molto complesso, perché nel volto della fuga come facciamo noi a disegnare noi stessi e a creare una relazione? Sì, qui ci sarebbero molte cose da dire. Se mi permette, io vorrei leggere un breve paragrafo. Prego. Del libro in cui si parla appunto del volto, no? E allora Picard scrive: nel volto della fede ogni parte ha uno scopo preciso. L'occhio vede, la bocca parla, ma oltre a ciò, l'occhio è ancora nel volto come se non dovesse vedere e la bocca come se non dovesse parlare. Essi esistono indipendentemente da ogni scopo. Qui la cosa principale è l'esistere. La funzione di una parte non deriva nel volto della fede dallo scopo. L'occhio non esiste solo per vedere, ma esiste e per questo anche vede. Cioè, vedete che c'è un capovolgimento. C'è più essenza in ciascuna parte e altresì più essenza nel tutto di quanta possa essere spiegata dallo scopo. L'intero volto e tutte le sue parti vivono anche per quest'altra ragione, in ragione di questo più. L'occhio di un tale volto vede anche più dell'occhio della fuga. Esso non solo riceve, ma dà alla cosa col suo sguardo, dà del suo più. Un volto umano vive del fatto che questo più è in lui e le cose che da esso sono viste ed evocate ne vivono anch'esse. Quindi il volto della fede è un'immagine, mentre il volto della fuga è solo una somma di parti. Cioè, cosa vuol dire? Che il volto della fede ha una sua profondità, è pervaso di silenzio ed è anche una sorta di monito ad avvicinare le cose nella loro interezza. È un'immagine che sta per un'unità totale. Il volto della fuga è invece geometrizzabile, è una somma di parti superficiale ed è misurabile. E devo dire, non stupisce che oggi, abbiamo detto che il mondo odierno assomiglia molto al mondo della fuga descritto da Picard, nel mondo di oggi il volto umano ha mantenuto una certa centralità, ma è una centralità parodistica. Perché? Perché il volto oggi serve casomai come parola d'ordine per accedere ad una applicazione informatica. Oppure, più grave, il volto oggi serve a determinati regimi dittatoriali a controllare i cittadini e a controllare tutti i movimenti dei suoi cittadini. Quindi vedete che il volto nel mondo d'oggi ha mantenuto questa centralità, ma non è senz'altro la centralità che vi vedeva Max Picard. E qui torniamo, mi scusi se cocciutamente torno al rapporto della persona con Dio. Nel mondo della fede è la relazione fondante l'umanità umana, no? Cioè quella con Dio. E quindi se il credente, Jean-Luc Heger, se il credente cambia nel tempo, per esempio, si invecchia, ma questo cambiamento non vuol dire abbandonare Dio, abbandonare l'idea del creatore in quanto certezza. Il fuggitivo invece cosa fa? Va alla ricerca di un'identità sua,
e quindi si fa un'identità che è molto molto plurale. Però tutto questo che cosa significa? Significa che tutto il suo patrimonio di pensiero e non solo lo perde in un istante e dilapida il suo patrimonio, intellettuale, la sua identità. Quindi che cosa diventa la persona se disperde tutto nella pluralità, Jean-Luc Heger? Diventa una fonte di molteplicità, da qui la fuga. Ricordo per esempio un libro recente dell'antropologo Breton, francese, tradotto anche in italiano, La fuga da sé, cioè questa volontà dell'uomo contemporaneo di costruirsi sempre nuove identità per fuggire da se stesso, da una sua identità più profonda, e quindi cerchiamo nuove identità per costruirci nuove possibilità, perché probabilmente non siamo soddisfatti della profondità del nostro volto. Potrebbe essere anche una lettura di questo libro di Breton. La fuga davanti a Dio è il saggio che abbiamo raccontato insieme con Jean-Luc Heger, che ne ha scritto la prefazione. Questo libro di Max Picard ha un testo di Hermann Hesse ed è pubblicato da Vita e Pensiero. Prima di salutarci, Jean-Luc Heger, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni devo dire che sto rileggendo con grande soddisfazione il libro di Hans-Georg Gadamer sulla verità e metodo, e anche qui si potrebbe parlare della dimenticanza di Picard. E qui siamo veramente anche nel tema di Max Picard con Gadamer. Ci sono pagine in questo libro sull'immagine, sull'aumento di essere che è legato all'immagine, scritte molto belle da Gadamer, che riprendono, probabilmente a sua insaputa, delle nozioni della dottrina di Picard sull'immagine. Anche qui ci si può chiedere come mai nessuno ha fatto attenzione a questa anticipazione di alcune tesi gadameriane dell'immagine che si trovano in nuce negli scritti di Picard. Ma come dicevo all'inizio, sono fenomeni di moda difficilmente spiegabili, no? Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Jean-Luc Heger per il consiglio di lettura di Verità e Metodo di Gadamer, ricordo pubblicato, se non sbaglio, da Bompiani e curato da Gianni Vattimo, però non vorrei sbagliarmi. Sì, grazie davvero e buona giornata, Jean-Luc Heger. Grazie a voi, arrivederci.